I'm very happy to be here, so thank you. I wanted to say thank you to Giacomo for thinking of me for the part. He obviously knows that I'm English, so... but it's very interesting that it took an Italian director to imagine me as William of Pasquale. And I was first taken aback that what he thought of me, and then later on I realized that it was possibly a good role for me, or a good fit. But it was a great privilege to work on it with all the cast here today, and to work on a wonderful book that's quite relevant in the world today. It's a very modern book, fortunately and unfortunately, and it was a really big experience for all of us, and we had a big collaboration, and we're missing our other co-conspirator, Damien. But I wanted just to say how impressed I was with all the Italian actors who were acting not only in English, but with very difficult and challenging dialogue. I know what it is to act in another language. And I have to say, they were really so dedicated, everyone here. And I was really, really impressed and moved by that. And it just was a... It's wonderful to be in a project where you actually learn something as you're doing it. So, you know, I never saw the original film, even though I love Sean Connery. but I realized I had a doll of Sean Connery as James Bond. That wouldn't have been helpful. anyway, I'm really happy to be here, and I'm really happy to be a part of it, because it's really an ensemble piece in many, many ways. So thank you. Grazie, per me è un onore e un piacere essere qui. Innanzitutto voglio ringraziare Giacomo per aver pensato a me nel ruolo di Guglielmo di Baskerville. Devo dire che lo voglio ringraziare anche per essersi reso conto, per aver notato fondamentalmente che io sono inglese. Devo dire che ci voleva un regista italiano per scoprire l'elemento, la parte inglese in me. Comunque all'inizio sono stato un po' sorpreso, sono stato colpito dall'idea di poter interpretare questo personaggio, e poi ho letto il libro, l'ho trovato un libro fantastico, un libro bellissimo. Per me è stato un grande privilegio lavorare con tutto questo cast e poter interpretare questo personaggio e scoprire questo mondo completamente nuovo, diverso. Devo dire che il libro racconta di un mondo che racconta degli elementi che sono assolutamente, estremamente attuali ancora oggi, è veramente pertinente, relativo a quelli che sono i tempi moderni. Questo fortunatamente o sfortunatamente, dipende da come la si vede. Comunque è stata una grandissima esperienza per me poter lavorare con tutti quanti, è stata un'esperienza di grande collaborazione. Un po' ci manca il nostro collega cospiratore Damien. Io sono rimasto comunque colpito anche dalla capacità di tutto il cast, anche del cast italiano, perché oltre ad essere un gran bravo cast fatto di attori veramente validi e bravi, non è stato sicuramente facile, non soltanto per loro recitare in inglese, ma anche recitare dovendo affrontare dei dialoghi che hanno rappresentato una sfida, molto complessi e molto complicati. Io so cosa significa recitare in un'altra lingua, e quindi posso dire di essere rimasto colpito e anche estremamente toccato e commosso dalla riuscita e dalla grandiosità di questo progetto, che è stato un qualcosa di molto importante, ed è anche importante poter imparare da quello che fai mentre lo fai. E
oltretutto devo dire che non ho mai visto il film originale, diciamo il film con Sean Connery, non perché non ami Sean Connery, lo amo, ma avendo avuto da ragazzino a casa praticamente un pupazzo, una bambola con Sean Connery nei panni di James Bond, pensavo non sarebbe stato utile per me andare a vedere il film interpretato da lui. E, tornando a questo lavoro fatto insieme, è stato veramente un lavoro corale, un'opera corale di cui sono molto contento.